Finalmente FIFA 17 è arrivato e tu meriti solamente il meglio per i tuoi crediti. EG Vault, il sito con la consegna più veloce al mondo. Passa in descrizione per il link e codice sconto del 6%. Nel calcio esistono favole che vanno raccontate. E se sono troppo belle per terminare, è giusto che non finiscano. Questo potrebbe essere il caso della Sampdoria, o meglio della Sampedoria di Fulic. Una squadra che parte per salvarsi in ogni campionato e che al termine dei 2 anni di carriera finisce con alzare l'Europa League. Quella squadra ormai non esiste più, quella squadra ormai è morta insieme a FIFA 16, ormai il futuro ci riserva solo ed esclusivamente FIFA 17. Ma siamo davvero sicuri che sia finito tutto lì? Non manca ancora qualcosina? Perché di solito la squadra che vince una coppa, alla fine poi, deve giocarne subito un'altra. E stiamo proprio parlando della Supercoppa Europea contro il Bayern Monaco. Esattamente, sì. In questo episodio inizieremo la carriera con il Sassuolo, ma non potevo assolutamente lasciarmi scappare questa chicca. E vi dirò di più, ho anche fatto mercato e ho acquistato un giocatore fortissimo oltre ad aver ripreso Munir dal prestito. Andiamo a giocare questa partita e andiamo a far vedere a tutti di che pasta è fatta la Sampdoria. Bayern Monaco chi? E guardate un po', c'è anche Rajan Angolan ad aiutarci in questa partita, è arrivato. Supercoppa Europea, Bayern Monaco, Sampdoria, solo contro le tedesche. Douglas Costa, attenzione, lui è uno degli uomini più pericolosi. Douglas, ancora lui il tiro, scuffetto. Attenzione perché c'è N'Golo Kanté che ha il suo primo pallone in maglia Sampdoria. E poi c'è Yese che può girarsi molto bene. Va da Higuain e poi dentro per N'Golo Kanté. Proprio lui, il nuovo acquisto, il nuovo arrivato. Ancora N'Golo Kanté, dentro, ancora lui. N'Golo Kanté, prova il tiro. Yese, la palla è ancora lì, la palla che non va via. La palla che va via adesso. Higuain, dentro, per N'Golo Kanté. N'Golo Kanté prova ad allungare la squadra. Vuole far allargare Yese, ce la fa molto bene. Yese può andare, chiede l'1-2 proprio a Rajan Angolan, che si appoggia a Higuain. Adesso si butta dentro Raja, servito dal Pipita. No, 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 il Bayern in aria, mamma mia che parata hai fatto, Simone. E poi c'è Dybala, che si appoggia ancora a Angolan, che si allarga su Fernando. E poi come al solito parte Quadrado e ne ha tantissima di velocità e di spazio e voglia di crossare e di metterla in mezzo per Dybala. Higuain, dentro per Fernando, attenzione, si butta dentro N'Golo Kanté. E allora N'Golo Kanté può far andare Yese, il nostro capitano ha capito subito chi comanda. Yese! Il tiro, il gol di Yese, l'1-0, in ripartenza, non avevamo fatto niente fino adesso. Ma N'Golo Kanté subito decisivo, subito con l'assist per il capitano. Gran acquisto N'Golo Kanté, grandissimo acquisto N'Golo Kanté. Guardate, dentro per Yese, il tiro a giro davanti a noi, palo, gol. Dato che siamo andati in vantaggio, è il momento di coprirci un attimo con un più protetto 4-3-3. Gwyn, grazie per la partita, facciamo salire Gnoguri che quest'anno dovrà alternarsi proprio con te. Dybala falso 9, allarga tutto su Müller, mamma mia, N'Golo Kanté ormai gli fa malissimo, anzi forse gliel'ha fatto il tiro del Bayern. Dybala esce molto bene, Higuain vede Yese, prova a lanciarlo, mamma mia, Higuain addirittura da mediano è forte. Yese, ancora lui, l'uomo più avanzato, vede Dybala in arrivo, si appoggia a N'Golo Kanté che va da Higuain. Higuain, il tiro prima di uscire e il gol prima di uscire. E ancora una volta però ragazzi, l'assist è di Rajan N'Golo Kanté, il nuovo arrivato. Ma il pipite Higuain decide di salutare così il suo pubblico alla prima partita. Non si ferma davvero più, le ultime 3 che ha giocato ha segnato sempre. Ciao Higuain, grazie, grazie, grazie mille. È il momento di far giocare qualche minuto anche a Munir, quindi grazie Paolo Dybala per la tua partita, sempre utile, sempre essenziale, e mettendo dentro anche Danielino Verdi per Quadrado. Attenzione, Fernando, N'Golo Kanté, ancora Fernando, dentro per Gnoguri, la toccano tutti i centrocampisti, poi va da Dybala, l'uomo più avanzato, Dybala la può provare a prendere lui, Dybala prima di uscire, vuole provare un'ultima magia, ancora Dybala, ancora, la mette per Yese e fa l'assist al capitano e poi decide di andare a fare la doccia. Il Bayern Monaco disintegrato 3-0 da questa Sampdoria dei miracoli. Doppietta del capitano, a memoria non mi viene in mente un'altra partita con la sua doppietta. Ma guardate Dybala, sembrava Messi, sembrava Messi. N'Golo Kanté larghissimo da Daniele Verde, attenzione, la palla arriva a Daniele Verde. N'Golo Kanté fa l'ennesima cosa bella della sua partita e poi Verde, no, non ci credo, non ci credo. Vado via, me ne vado perché intanto il terzo assist di N'Golo Kanté in questa partita all'esordio. E poi Daniele Verde ha fatto un gol del genere a Neuer. Davvero? Davvero? Stop? Va via? Daniele Verde, in area, il tiro, la messa nel 7 a Neuer, va bene. Ciao ragazzi, chiudo il canale, finita. Non inizio la carriera con Sassuolo, non lo faccio. Finisce qui la partita 4-0, disintegrato il Bayern. Veramente qualcosa di allucinante. Doppietta di Yese, piange Munir appena tornato. Sono contenti tutti, abbiamo vinto il secondo trofeo con questa Sampdoria. E però questa è veramente l'ultima partita. N'Golo Kanté decisivo all'esordio con 3 assist. Va bene N'Golo Kanté, scusa se non ti ho preso prima.
Però ragazzi, veramente, questa è in assoluto l'ultima partita della Sampdoria. Subito dopo inizierà la carriera col Sassuolo, ma intanto gustiamoci queste scene, perché sono sempre bellissime. Yedai, Rugani, Yese, Fernando, tutti che festeggiano, tutti pronti ad alzarla. Non dicevo, ho già visto questa scena di recente, mi sa proprio che adesso Yese prenderà la coppa e la alzerà al cielo e abbiamo vinto il secondo trofeo nel giro di pochissimi giorni. Europa League e Supercoppa Europea contro il Bayern Monaco, mamma mia, 4-0, impossibile. Che bello, è sempre bello vedere festeggiare ragazzi, anche se questa sarà effettivamente l'ultima volta che li vedremo con la maglia della Samp. Ciao ragazzi, salutatemi tutti con la coppa, statemi bene, vi ho voluto bene. Ciao a tutti ragazzi, sono io, sono il mister. Volevo darvi questa notizia in una conferenza stampa bella con i giornalisti. Sono qui per comunicarvi che lascio la guida tecnica del Sassuolo. Forza sempre Sassuolo, rimarrai sempre nel mio cuore. Ma dato che io sono un allenatore forte e vincente proprio come Mourinho, voglio imitarlo, che subito dopo aver vinto la Champions a Madrid con l'Inter è andato via con Real Madrid e quindi Sassuolo sia. Grazie presidente, grazie tifosi, grazie squadra, grazie per aver creduto in me, grazie ai giornalisti che mi hanno criticato quando era il momento di criticarmi, ma adesso è arrivato il mio momento di tornare in Emilia, tornare a casa mia e tornare a far vedere che sono un allenatore vincente ovunque. Due titoli. Ma non ti vergogni neanche un po'? Hai appena finito la carriera con la Samp e subito dopo ne stai per iniziare una nuova con il Sassuolo. Ormai sei proprio passato al lato scuro del gameplay. Si può sapere chi sei? Non si capisce chi sono? Sono te, un paio di anni fa. Sono il Foolish dei miei 23 per il mondiale. Ma quella maglia non è proprio la tua taglia, lo sai. Guarda che non è mica colpa mia, sei tu che hai deciso di ingrassare in questi ultimi due anni. Io non ho deciso di ingrassare, è successo e basta. Non perdiamoci in chiacchiere e rimani concentrato su questo discorso. Tu non eri quello che voleva parlare di calcio su YouTube? Sì, lo sono ancora e gli up and down ne sono la dimostrazione lampante. E allora perché la scorsa settimana non è uscito niente del genere? Me lo spieghi? Ma la scorsa settimana ero impegnato con i preparativi per la laurea, dovevo ancora finire la tesi, lo sai benissimo anche tu, in fondo sei me. Io sono il vecchio Teo, ho ancora due anni per finire l'università, non ne ho neanche voglia. Ok, ok, hai ancora ragione, ma si può sapere che diavolo vuoi da me? Da te. Oh baby, I like it bro. Yeah baby, I like it bro. Vuole farti ragionare, zio, non vuole farti diventare come me, bro. Un altro? Iniziamo a stare strettini qui dentro. Tu saresti? Cosa senta alle mie orecchie? Chi sono io, chiedi? Io sono il Foolish che accantona le sue passioni, vecchio. Io sono il Foolish che segue le mode. Io sono il Foolish che fa contenuti che piacciono. Io sono il Foolish che le fa uscire su WhatsApp. Io sono il Foolish che gioca a Crash Royale. Zio, sai cosa ti dico? Potresti diventare proprio come me. Perché non inizio a fare questi video? Mamma mia, ma non ci penso nemmeno. Poi guarda come diavolo ti sei conciato. Guarda che il passo è breve, eh. Ormai sei a 100.000 iscritti e quindi stai quasi iniziando a tirartela. Ti ricordi come eri contento per i tuoi primi 500 e per i tuoi primi 1000 iscritti? Ricordi? Ma certo che me lo ricordo, come potrei dimenticarlo? Quindi quella sensazione è incredibilmente più bella del voler provare a seguire le tue passioni e quindi del parlare del calcio, è così? No, no, certo che no, ma devo dare la precedenza ai contenuti che vengono apprezzati di più sul mio canale e FIFA tira molto più del calcio. Ecco, ricordo di aver pensato la stessa cosa, molto meglio le tette e i bauli sugli smartphone, bro, yeah. Ma sai che inizi veramente a stancarmi? E poi a me piace FIFA, lo sai. Certo che ti piace, giochi solo quello, ma non devi dimenticare chi sei. Lo dice anche il tuo banner. Foolish, calcio, FIFA, fantacalcio. Ma guarda che se fosse per me farei solo ed esclusivamente video sul calcio. Anche se la carriera inizia a diventare la mia serie preferita. E poi lo sai, The Journey, Foot, sul 17 un po' tutto è molto figo, vorrei farli. Psst, hey. Sicuro? Sicuro che Clash Royale non ti interessi? Potresti fare milioni, ma che dico milioni? Miliardi! Miliardi di visualizzazioni! E senza neanche perdere troppo tempo durante il montaggio! Potresti farlo sparire, per favore? Non lo sopporto più. Ok, ok, ci penso io. No, che fai? Che fai? In fondo io e te siamo la stessa persona! Perfetto.
perfetto, grazie, così va molto molto meglio. Però dovresti considerare una cosa: il pubblico è molto esigente e preferisce vedere uno che gioca a FIFA piuttosto che vedere uno che parla di calcio. Ancora con questa storia, Luca, ancora dai la colpa al pubblico. Guarda che se i tuoi video non vengono visti come vuoi, se le visualizzazioni non sono quelle che ti aspetti, probabilmente sbagli qualcosa tu, sbagli l'approccio, c'è qualcosa che non va, fatti un esame di coscienza. Io sono sicuro che di quelle 100.000 persone che ti seguono, almeno un quarto sarebbe disposto a fare di tutto per te, ti seguirebbe pure in guerra, e devi conquistarti, ne sono sicuro, ce la farai, anche alla fiducia di tutte quelle altre e tante altre persone che ancora non ti conoscono. Ma devi lavorare, devi guadagnartela, non è tutto dovuto. Tu non devi fare tutto quello che fanno gli altri, tu devi fare tendenza, devi fare in modo che gli altri copino te, non devi essere l'ennesima pecora del gregge che segue tutte le mode. Stai capendo il mio discorso? Sì, credo di sì. Luca, non smettere mai di fare quello che ti piace. Sei bravo, lo sai. Non vorrei mica diventare come quello di prima. No, credo di no. E allora fai quello che ti pare. Prendi in mano quel joystick, rimboccati le maniche e fai innamorare tutti i tuoi iscritti del Sassuolo come hai fatto con la Samp. Ma non devi dimenticarti gli altri format. Quelli ci sono, quelli esistono, quelli continueranno ad esserci. E sono sicuro che anche tutti i tuoi iscritti vogliono comunque vedere anche gli altri format. Non è vero, ragazzi? Non è così? Aiutatelo, lo conoscete. Senza di voi è perso. Grazie vecchio Foolish, che sembra non aver paura di essere ridicolo vestito in quel modo. Mi sei stato molto, molto d'aiuto. Ti ho sentito, sai? Ops. E adesso prendiamo questo joystick e conquistiamo tutto con il Sassuolo. Siete con me? E vamos!